Nelle residenze reali di Torino, dichiarate patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, la vita della corte sabauda era scandita e allietata da numerosi momenti conviviali, ma anche dal ciclo delle stagioni che regolava la produzione agricola. Le coltivazioni vitivinicole e agricole intorno alle dimore sabaude, ad esempio, erano protagoniste indiscusse della quotidianità nei secoli XVII e XVIII. Ma quali vini bevevano i sovrani? Come avveniva la coltivazione dei vigneti? Come venivano preparati i banchetti regali? Queste e tante altre curiosità si potranno soddisfare con le visite teatrali Brindisi a Corte, che proporranno nel 2018 itinerari fra vigneti e ambienti aulici per scoprire aspetti della vita domestica dei Savoia, degustando vini e prodotti gastronomici del territorio. L'animazione teatrale sarà curata dall'Associazione Teatro e Società. In realtà la visita guidata teatrale è una vera e propria visita al bene culturale, dove all'interno della drammaturgia noi inseriamo alcuni elementi della storia del luogo, quindi del bene culturale, dei Savoia in questo caso per quanto riguarda le residenze teatrali, ma inseriamo alcuni piccoli frammenti, alcune piccole suggestioni legati al vino, anche perché sappiamo che i Savoia ovunque sono passati hanno lasciato le vigne e dunque è abbastanza semplice inserire. È molto probabile che le visite guidate teatrali non siano vere e proprie rievocazioni storiche, piuttosto il tentativo di capire che cosa sono, che cosa servono oggi questi luoghi, che cosa possono dire ancora oggi alle storie delle persone. L'iniziativa della Città Metropolitana di Torino e dell'ATL Turismo Torino e Provincia rientra nel progetto europeo della strada dei vigneti alpini ed è stata presentata in un'anteprima alla Villa della Regina di Torino. È una delle tre città europee che vantano di avere un vigneto all'interno della propria cinta daziaria, come si diceva una volta. La prima con cui ci siamo gemellati 3 anni fa è Parigi-Montmartre e la seconda è Vienna con il suo vigneto di Schönbrunn. Il momento migliore dell'anno per venire a visitare questo vigneto di città? La vendemmia. La vendemmia in cui noi apriamo le porte e chiunque vuole venire a vedere, purtroppo non possiamo più dargli un paio di forbici in mano, ma a vedere noi che vendemmiamo è il periodo migliore. Poi è bello in primavera con la fioritura della vite, insomma è sempre bello.